Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale, siamo tornati su Donkey Kong Country Tropical Freeze e ci ritroviamo ad affrontare nuovamente la fabbrica fruttosa de merda. Un livello che sinceramente avrei preferito non fare, però purtroppo dobbiamo affrontare questa scempiaggine dobbiamo affrontare, quindi cerchiamo di affrontarla nel migliore dei modi. Va a cagare, così impari tu e tutti i tuoi parenti pianta di merda. Allora, una banana sola c'era, ma prima c'era un casco di banane, ma c'è una sola. Allora, tac e via. Però qui in teoria dovrei rimanere, come si dice, mi ero dimenticato di quella. Dovrei tornare indietro una volta presa Dixie e poi facciamolo, magari ci pigliamo anche una vita. Mai solo si può prendere, ma vaffanculo. Allora vai, pianta del merda. Oh, adesso si ragiona, ragazzi. Cosa ho rischiato? Mamma mia, che cacchio ho rischiato. Ok. E no. Ah, che culo. Che cosa è successo? Prendiamo Diddy, così prendiamo una vita. Dixie, volevo dire. Non sto senza niente. Che fine ingloriosa di merda che ho fatto. Sto schiumando. Sto letteralmente schiumando. Una gialla pupazza. Allora, ok, ho l'impressione che l'anguria, se tra chiappi in pieno in testa, ti fa danno. Ho quasi questa impressione. No. Mamma mia. Non importa, uccidiamola subito e passiamo. Però porca zozza. Allora qua, prima non abbiamo scoperto cos'è che mi dava. Sono morto come un cone. Come prima. Ma si può rompere quell'affare lì e passare. Dentro c'è un segreto. Scopriremo subito. Ecco, ho sprecato un barile che potevo usare per uccidere quella pianta da me. Tanto non ci faremo fregare a questo giro. Tac, tac e tac. Ma l'impressione è che oggi faremo solo questo livello, eh. Non so perché ho questa brutta impressione, ma ho paura che faremo veramente solo questo. Oh, mamma mia. Fanculo. E no. Ah, come sei morto, mi ho volato un pesce in faccia. Pesce tra i denti mi ha volato. Io. Che cazzo è successo? Ma io non ho visto. Dice, no, ma perché sono saltato? Dovevo andare a prendere il barile, torniamo indietro. No, però forse è un po' tardi per tornare indietro. E allora, me la sono presa nel sedere più e più volte. Però abbiamo scoperto una buona riserva di banane.
che può fare sempre comodo. Ma non ne pigliamo, meglio è. Ma perché ce n'è? Prima c'era un casco, adesso ce n'è una, poi ce n'è un casco, poi ce n'è una. Ma che è? Ok. Esattamente su sti rumi. Cazzo, Piterina ci deve andare se questi cosi qua che... Ok. Aspetta. Ok, ok. Ok, se le lame sono riposte all'indietro non mi fanno niente. Questa è una, ottima cosa. Ok, ok. Ok. E finalmente all'ultima vita siamo riusciti a scoprire il segreto che c'è qua. Cosa dovremmo fare? Come acchiappare banane? Sembra anche abbastanza semplice. Direi che è abbastanza semplice. Abbiamo ancora abbastanza tempo per prendere tutto. Che sembra quasi incredibile. Abbiamo preso tutto, ragazzi. È così che si fa. È assolutamente così che si fa. Adesso ce la saliamo tranquilli. Qui ce ne andiamo tranquilli, porca vacca. Perfetto. Non potevo fare meglio di così. L'uccello sarà a piangere culo. Qua ci prendiamo un bel casco di banane. Facciamo così. Qua facciamo così, perfetto. Checkpoint, ok. Allora, adesso con Dixie dovrebbe essere un pelo più facile questa cosa. Non ho detto tanto più facile, ho detto un pelo più facile. Ma mi dai qua una moneta di merda. Un'altra moneta di merda. Guarda che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Ok. Ce l'abbiamo fatta senza tanti problemi. Non abbiamo un cuore. Non abbiamo un fottuto cuore. Ma se io faccio così, qua faccio così e via. Qua la N non me ne frega niente, perché sto livello l'ho già tirato scemo fin troppo. Porca miseria. Che sono so... Ma che cazzo faccio? E no, e no. Ancora due possibilità, io sono praticamente fottuto. Che palle. Va bene, va bene, va bene, va bene. No! Oh, vai! No, e non riesco. Mamma mia, che bucio di culo che ho. Però sti pesci de merda. Va a cagare. Allora, adesso io dove devo andare? No, adesso che siamo un attimo tranquilli, torniamo per due secondi indietro per cercare di capire se posso fare qualcosa. Ok. Dimmi che qui c'è tipo un... Cagare, un puzzle di merda. Mamma mia, cosa ho fatto? Non importa, non importa, non importa! Ancora una vita. Sappiamo tutti come andrà a finire. Invece... Allora io se vado di sotto muoio, quindi devo per forza andare qua. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Ok, ok, ok. Adesso dimmi che porca vacca mi devo... Ma perché c'ho il cuore io? Mi aveva preso quell'affare lì o no? Oh, c'è una G, ragazzi.
Oggi vuol dire che siamo vicino alla fine del livello. Ok, ok. Quanti colpi dava quel pezzo di fango? Cosa è successo? Abbiamo finito sto livello del merda. Ma io ero convinto fosse la fine. Dio grazie. Ma Dio grazie veramente. Dimmi che è finito, dimmi che... Mamma mia, non avevo visto che c'era sta cosa. Dove devo andare? Ma cosa dovevo fare? Ma da capo no, ragazzi. Sta selva su cosa mi ha veramente fracassato i... Non si può dire. Però lo avete capito. Meloni mi ha fracassato. È tutto da capo, dio. Vorrei piangere. Non tanto, ma un pochino sì vorrei piangere. Oh, va a cagare. Abbiamo fatto tutto. Viene da piangere, ragazzi. Oh, sapete che mi viene proprio da piangere. Se qua mi dà finalmente una banana. Però a capire con che criterio esce il casco ogni tanto. Ogni tanto la banana è singola. Ok. Sto qua e mi difendo dalle palle di fuoco. E lì. Porta. Non lo finirò mai sto livello, ragazzi. Ma no, non lo finirò. Una. Che? Che ogni tanto esce il casco, ogni tanto ne esce. Fatemi capire questa cosa. Colpi. Colpi. Palla di fuoco. Palla di fuoco. No, no, no. Ok. Luce di culo, ragazzi. Culo. Ok. Molta calma. Andiamo a prenderci una vita e qua te l'abbiamo data. Vai. Questa settimana abbiamo fatto un livello gameplay. Non di più perché non ce la potevo fare. Non ce la potevo veramente fare, ragazzi. Mamma mia, che tristezza. Guarda, 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 se non piglio, non piglio sto bonus. Quanto bestemmio. Ok. Vabbè, questo è fatto, dai. Carichi, carichi i miei bei scimmioni, forza. Questo qua, sono i miei amici, ma... Tutto quello di buono che abbiamo fatto si è cancellato. Ok, ok, ok. No, 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 no. Esce di merda. Mamma mia, cosa ho fatto. Cosa ho fatto. Ok. Ragazzi, sto veramente facendo un cielo. Ok. Perché non ho capito cosa succede qui. Tiro la barba a quello. Ho capito. Ma non ce ne frega una ceppa perché siamo arrivati a metà livello. Ok. Ok.
giù. Sì, 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 sì. Benissimo. Dai, forza, che con lei questo punto qua è facile, perché riesco a salire qua velocemente. Andiamo qua. Legolas dei poveri, guarda, lo uccidiamo subito. Qui facciamo così. Questo lo ammazziamo. Porca vacca. Va bene, va bene, va bene. Altro checkpoint, perfetto. Perfetto. Dovrebbe esserci. Lo barile, perfetto. Anche questo. No. Io ho preso tipi. Sono un cretino, lo so. Va bene, siamo arrivati fin qua. Non lo spiego neanch'io, ma ci siamo arrivati. Ok, ok. Salta. Salta. Zozza. Ok, e siamo arrivati fin qua. E siamo anche arrivati fin qua. Altro checkpoint. Quante vite abbiamo? Non lo so, ma non lo sapevo. Alto. Alto. Salto. Tre volte. Quanto mi fa schiumare a sto pezzo adesso. Tantissimo. Devo riprendere Dixie. Devo riprendere che è qua. Mi sono di nuovo dimenticato che c'era questa cosa qua. Devo tornare. Dai, però c'ho tante vite adesso, non sprechiamole così, porca vacca. Dai, su. Stare attento a come girano i rulli. Ok. Detto ok. Allora qua adesso dovrei trovare subito Dixie, quindi ce la facciamo. Se non sbaglio c'è proprio solo lei, quindi è perfetto. E no. Cuccio di culo. Tremendo, tra l'altro. Ok, non me ne fa un cazzo, dai che ci arriviamo. Devo fermarmi prima, però c'è un palloncino, ragazzi. Che vuol dire che se non perdo troppo tempo riesco anche a prendere quel palloncino. Porca vacca. Va bene, va bene, va bene. Se riesco a prendere Dixie subito mi vado. Forza. Prima sono stato un po' tarato col tempo perché avevo fatto male questo pezzo. Bisogna solo aspettare. Bisogna solo sapere aspettare. Ok, ok. Ok, palloncino. Non so cosa c'è qua. Non so cosa c'è qua. Chiudo tutto, me ne vado. Ah, fanculo, via. Cosa devo fare? No. Quanto sei? Lo sei? Pezzo di merda. Ma c'era la fine del livello lì, dai. Quanto sei sadico. Quanto sei sadico tu, level designer, che mi fai una cosa del genere. Sei un figlio della merda, sai. È proprio fatto e finito. Ti hanno picchiato da piccolo. Non ti davano da mangiare. Non ti hanno comprato il cane. Ma che cazzo vuoi da me? Spieghi. Porca vacca. Sappiamo con lui e in culo a me. Una cosa strana. Mi sa che lo dico. Palloncino mio. Ok. Guarda, guarda che si alza. Figlio della merda, si alza. Ok. 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 Non avrei un cazzo da moneta. Quanto devo stare ancora qua in sospeso? Ma fa ancora il puzzle, va.
Dimmi che... Vaffanculo. Livello di merda. L'abbiamo fatta? Scusatemi ragazzi, sono un po' nervoso. È sto gioco che mi rende tutto nervoso. Ok, abbiamo aperto questo livello qua. Grattugie giganti. Sappiamo già che ci frantumerà le palle questo livello qua. E ragazzi, come sempre vi ringrazio per essere passati dal canale. Ci vedremo con il prossimo gameplay. Un bacio, salute a tutti. Alla prossima, ciao.